Fitta di appuntamenti, l'agenda elettorale dei due candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, di Fratelli d'Italia, ex senatore presidente della Regione uscente, ricandidato dal centrodestra, e Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, già presidente della società di trasporto pubblico regionale TUA, a capo del Patto per l'Abruzzo, una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle, il famoso campo largo che consegna la Regione ad una sorta di laboratorio nazionale. Stamani il presidente Marsiglio ha incontrato ad Ortona gli operatori portuali presso la sede del consorzio ASC e subito dopo è intervenuto per la consegna dei lavori della banchina di riva al porto di Ortona. È così, quello alle nostre spalle sono i primi 13 milioni di un intervento che porterà questa banchina con una palificata lungo oltre 200 metri di costa, una palificata che arriverà a una profondità di oltre 30 metri, permetterà di prendere i fondali che oggi sono qui alla banchina di riva, non più di 5-6 metri di profondità, di raddoppiare poi lo scavo e la profondità della banchina, ampliando notevolmente la stazza e il volume delle navi che possono transitare e quindi dei commerci per Ortona. Mentre Luciano D'Amico prosegue la campagna di ascolto degli ordini professionali abruzzesi, nella giornata di ieri D'Amico, nell'incontrare rappresentante della Coldiretti, ha voluto sottolineare la grande apertura e sensibilità nei confronti dell'agroalimentare abruzzese, bene inestimabile per la nostra regione, ha affermato, dalla più piccola delle aziende agricole fino ai grandi produttori. Quali le richieste che ha ricevuto? Ma la richiesta, anche se non è stata esplicitata in questi termini, è di avere un accompagnamento per affrontare i processi di cambiamento climatico. Sembrano cose molto lontane, ma in realtà stanno diminuendo tutte le produzioni. La diminuzione delle produzioni agricole, l'alterazione del ciclo delle fioriture che rendono difficile le impollinazioni, le piogge che arrivano sempre più all'improvviso ma con una diminuzione complessiva delle precipitazioni. Ecco, i singoli agricoltori non possono essere lasciati da soli, soprattutto in un momento in cui gli scenari per uno sviluppo dell'agricoltura appaiono assai promettenti.